Oh, good afternoon and welcome to the screening of La Santa Piccola. And here with me, the director Silvia Brunelli and the producer Francesca Scanu and... The producer Marco Luca Cattaneo. Yes, I say the names of the college participants because let's talk about the college. So as you know, this is the sixth film we're presenting this year from the Venice Biennale College. Just a few words, what is the college? Well, it's a series of workshops that helps filmmakers from all over the world develop their idea, produce their idea, and then screen it here at the Venice Film Festival. We're running our ninth edition, and in this particular edition of the festival, we presented four films from the ninth edition and two, and one of them is La Santa Piccola, from the eighth edition, because as you all know, they couldn't shoot last year because we had COVID in March, but they were able to do it this year. We're really so happy, so they come and join a corpus of 30 films that have been developed by the college. So in the space of, let's say, 11 months in a normal edition, you go from ideation to presenting the film at the Venice Film Festival. In breve, in italiano, che cos'è Benvenuti alla proiezione della Santa Piccola, che è l'ultimo film che presentiamo quest'anno del college, della Biennale College Cinema. Che cos'è la Biennale College Cinema? È una iniziativa, ormai la sua nona edizione, della Biennale di Venezia, che ci permette di selezionare registi e produttori da tutto il mondo e di dar loro l'opportunità in 11 mesi di sviluppare il loro film e di produrlo e presentarlo qui alla Mostra di Venezia. La Santa Piccola ha partecipato all'ottava edizione, l'anno scorso a causa del Covid non hanno potuto girare, ma sono riusciti, ecco, sempre col Covid, quest'anno a farlo. E quindi i complimenti vanno ad aggiungersi agli altri 30 film che abbiamo sviluppato ad oggi in queste nonne edizioni. Buon pomeriggio, grazie a tutti di essere qui a vedere il nostro film. Io sarò molto breve, voglio solo fare dei ringraziamenti. Prima di tutto a Biennale College Cinema, che ci ha accompagnato in questi due anni pazientemente finché non siamo riuscite ad arrivare qui. In particolare ovviamente a Savina, Jane e Michelle, che sono gli head of program. A Valentina Bellomo, che tutto sa e tutto risolve sempre. Ai nostri tutor, con un pensiero speciale per Alec, Anita, Françoise, Flaminio ed Elon. Chi c'è, insomma, sono molto felice di vederlo qui oggi, perché senza di loro non saremmo mai riuscita ad arrivare a questo livello di sviluppo, e il programma è straordinario, unico al mondo, soprattutto per la loro presenza. Voglio ringraziare i produttori di Rain Dogs, Marco Luca, che è qui con noi, e Valentina Quarantini, che purtroppo non è qui, perché 8 anni fa sono stati i primi a dirmi che oltre che essere una sceneggiatrice potevo diventare anche una giovane produttrice, e avevano ragione. E poi in ultimo, last but not least, voglio ringraziare Silvia Brunelli, la regista di questo film, perché è stata, mi verrebbe da dire, il capitano coraggioso di una nave alla deriva, e dopo 2 anni di tempesta, immense difficoltà, è comunque riuscita a riportare questa nave a casa. Grazie Silvia. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io chiaramente mi accodo ai ringraziamenti che ha appena fatto Francesca. Sono profondamente grata. Questa è la mia opera prima e presentarla alla Mostra del Cinema è una cosa impensabile. Ancora non riesco a capire come sia potuto succedere. Grazie Savina, Michelle e Jane, perché questo programma rende possibili i sogni. Veramente grazie. Valentina, grazie. Marco Luca, grazie. Valentina Quarantini, grazie. Un abbraccio da qui. Volevo ringraziare la mia troupe, perché non ce l'avremmo mai fatta con questo tipo di budget, di difficoltà anche legata al Covid. Abbiamo una piccolissima rappresentanza qui oggi della mia troupe, vorrei che vi alzaste in piedi per favore e prendervi l'applauso che vi meritate. Caterina, Antonella, Eva, Giusi ed Eva, per favore. Grazie, grazie, grazie di cuore.
Grazie, perché il cinema si fa insieme. E poi il mio fantastico cast. Vincenzo Antonucci, alzati. Francesco Pellegrino, alzati. Lo scricciolo, dov'è? Sofia Guastaferro col suo esordio, grazie. Alessandra Mantice. Sono degli attori giovanissimi che non mi hanno mai fatto pentire di aver scelto degli esordienti e dei quasi esordienti per questo film. E poi dei grandissimi attori, Pina Di Gennaro, grazie, con tutto il cuore. Sara Ricci, grazie, davvero. Carlo Geltrude e Gianfelice Imparato, che non è qui con noi perché sta promuovendo Martone. Grazie di cuore. E grazie alla mia famiglia, a Caterina e a Francesca, alla quale voglio dedicare il mio esordio. Ti voglio dedicare questo film perché se c'è è perché ci sei stata tu, perché l'abbiamo fatto insieme e perché abbiamo scritto un film che parla di un'umanità piccola, delicata ed esausta, che si muove a dei piccoli passi e sembra non muoversi mai, ma poi comincia a muoversi e arriva la primavera. E io non ti posso far altro che dedicare la primavera. Grazie. Buona proiezione. Grazie.